Si inizia l'8 dicembre con il Peter Pan della Factory Compagnia Transadriatica, si chiude il 22 aprile con il Bruto di Elena Cotugno e il Teatro dei Borgia. La stagione di prosa del Curci di Barletta punta ancora una volta sulla qualità delle proposte, pescando tra le migliori espressioni del teatro e della musica italiani. La presentazione ufficiale è avvenuta nel foyer del Curci. Nelle vesti di padroni di casa, la dirigente comunale alla cultura, Santa Scommegna, e il coordinatore artistico, Fabio Troiano. Questi sono spettacoli che vanno al Teatro Carignano, al Piccolo Teatro di Milano, cioè insomma, che fanno dei giri diciamo teatralmente alti, e il Curci se li merita. Ci sono nomi di grande richiamo, c'è Alessandro Haber, c'è Ambra Angiolini, c'è Massimo Ranieri, che sono molto felice che venga qui, ed è stato molto carino perché ci siamo sentiti telefonicamente, perché la sua stagione era stracolma e abbiamo chiacchierato. E c'è Rocco Papaleo, insomma, il cartellone, c'è Emilio Solfrizzi, quindi c'è la tradizione, c'è uno spettacolo preso da un film di successo di Ozpetek, che è ambientato, no, nella Puglia, nel Salento, quindi è un po' come stare a casa. E vedere uno spettacolo che è stato un film è un'esperienza, perché ti siedi e tu vedi dal vivo delle cose che tu vedi in un elettrodomestico. Ed è anche questo è un esperimento che ho voluto far vivere al Curci, perché secondo me è molto formativo. Di alto livello anche la stagione concertistica promossa dall'Associazione Cultura e Musica Giuseppe Curci, giunta alla 38esima edizione. Partiamo il 29 dicembre con la splendida orchestra di Karpov nell'immancabile concerto di Capodanno, che speriamo sia beneaugurale quanto mai quest'anno. Poi seguiamo con il quartetto di Cammariere, di Sergio Cammariere, un quartetto jazz di assoluta eccezione, a cui seguirà il tango con la Tango Splendida Orchestra e un balletto di tango in Noches de Buenos Aires. Ancora sempre relativamente al tango, Hector Ulisses Passarella e l'ensemble di bandoneon di Roma. Elio finalmente arriva con il suo spettacolo dedicato a Enzo Iannacci. Proseguiamo con Mario Incudine nel suo spettacolo Mimì, dedicato a Domenico Modugno, la splendida voce di Karima con la Puglia Jazz Orchestra, e il programma si concluderà con l'orchestra sinfonica Soundif per la finale dei concorsi musicali internazionali. Speriamo di avere il teatro sempre pieno e speriamo che lo spettacolo faccia bene a tutti. Si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra Comune di Barletta e Teatro Pubblico Pugliese. L'auspicio è che potremo continuare a lavorare in tranquillità, in serenità, e tutta l'attività, tutta l'organizzazione è proposta proprio a garantire questo, in sicurezza, e ci aiuterà la responsabilità dei singoli spettatori a vivere in maniera serena questa esperienza di socialità, di ritorno alla vita.